Buon pomeriggio, cari amici, mi sono alzato perché come orario dopo mangiato ovviamente si passa la digestione. Beh, video che dovevo farlo anche già pochi minuti fa, ma purtroppo il modem qui a casa ogni tanto dà i numeri, va, sta invecchiando pure lui. Comunque, a parte questo, veniamo al vero motivo per cui sono qui a fare il resoconto delle recensioni di NXT e di All Elite Wrestling Dynamite della scorsa notte. In quel di NXT abbiamo avuto un Drave Maverick che tra, come posso dire, vittoria rocambolesca e quant'altro si è aggiudicato anche il Triple Threat contro Kushida e Jack Atlas. E quindi andrà ad affrontare settimana prossima Elijah il Fantasma per decretare il campione ad interim NXT dei pesi leggeri. Poi c'è stato l'Invitational di Johnny Gargano, ovviamente, che la battaglia è durata pochissimo contro uno dei tanti sconosciuti, Adrian Alanis. Vincitore in poco tempo, ma quello che è contato di più è poi è stato il promo di Keith Lee e Maya Yim in una sorta di ristorante più o meno, e quindi no, ristorante, volevo dire forse nella casa di uno dei due, insomma, non ho capito bene. Poi la sfida tra Shotzi Blackheart e Raquel Gonzalez tra scorrettezze e interferenze altrui, contesa vinta da Raquel Gonzalez. Poi Charlotte Flair, sia pure in maniera irregolare, aggrappando i suoi piedi alle corde, vince la sfida 2 contro 2 insieme alla sua compagna Chelsea Green, la principessa Chelsea Green, contro Yoshirai e Rhea Ripley. Poi Tommaso Ciampa, anche per lui, squash match che ha battuto Leon Ruff, e volevo dire proprio qui che c'è il promo di Karrion Kross. Poi nel match di chiusura della puntata, il cage match, che è stato un cage match davvero abbastanza innovativo e speciale, Timothy Thatcher e Matt Riddle se le danno come se non ci fosse un domani, e a trionfare Timothy Thatcher, e questo potrebbe farci alludere ancora di più alle possibili voci di un addio al roster di NXT da parte di Matt Riddle, e chissà, magari di un passaggio a SmackDown, così come si dice in questi giorni, perché sembra proprio che Brock Lesnar non lo voglio in quel di Raw, anche perché sappiamo tra Riddle e Brock Lesnar ci sono stati degli screzi, quindi giustamente si pensa a Brock Lesnar per evitare di magari accendere un fuoco al di fuori delle storie narrative, vorrebbe averlo lontano dalle scatole, diciamo così. Per quanto riguarda Dynamite, Broken Matardi e Young Bucks hanno sconfitto i Bad Boy, Joey Janela e Private Party, ma a fine match hanno debuttato gli ex WWE Revival, che ora si chiamano gli FTR, andando a, come posso dire, a dare una botta e una botta, nel senso. Sono andati contro i Butcher and Blade, però hanno lanciato quasi un'occhiatina di sfida anche agli Young Bucks. Saremo a vedere. Brian Cage, il cliente dell'assistito Taz, ha sconfitto in poco tempo Lee Johnson. Poi ovviamente si è incominciato a mettere già della carne a fuoco per la sfida, che se non ho capito male dovrebbe comunque tenersi a Fighter Fest.
che magari può darsi anziché a Londra dovrebbe svolgersi lì al Daily Place in Jacksonville, sfida che vedrà appunto Brian Cage, il contendente numero uno al titolo mondiale detenuto da Jon Moxley, l'ex Dean Ambrose in WWE. Hikaru Shida, la nuova campionessa mondiale femminile, ha sconfitto Christy James in un match non titolato. Poi il campione TNT, l'American Nightmare, Cody Rhodes, ha annunciato che difenderà il titolo TNT ogni settimana, anche se io credo che questa sia una soluzione che penso l'adotteranno giusto per un pochino di tempo, ma se no diventerebbe davvero monotono, non nei primi tempi, diciamo a lungo raggio potrebbe anche un po' stufare alcuni sostenitori. Comunque, Cody Rhodes, che affronterà settimana prossima Jungle Boy, che ha vinto la Battle Royale e quindi è diventato lo sfidante numero uno al titolo TNT, il quale va detto però che c'erano anche nomi grossi nella Battle Royale: Billy Gunn, Luchasaurus, c'era MJF, Wardlow, insomma. Poi Superbad, Kip Sabian e Jimmy Havoc con Penelope Ford hanno battuto Frankie Kazarian e Scorpion Sky. Scorpion Sky, che non so se ve l'ho detto già in qualche altro video passato, comunque un atleta che, se non ricordo male, proveniente dal circuito indipendente, dalla Ring of Honor, è nella chiusura della puntata dove Chris Jericho ha tenuto il suo, diciamo, il suo spettacolino con altri compari dell'Inner Circle, c'è stata una mega rissona, proprio una baraonda, un super mega assembramento, diciamo così, tra i suoi compari dell'Inner Circle, tutto il resto del roster, ma soprattutto Mike Tyson, il famoso pugile che ha fatto tanto parlare di sé nel corso degli anni. E quindi chissà, magari, se non potremo vedere all'opera in un ring di wrestling proprio Mike Tyson, per affrontare niente poco di meno che Chris Jericho. Bene, inoltre, prima di chiudere, ritornando ad NXT, volevo parlare un attimo di TakeOver in Your House, dal prossimo pay-per-view di NXT, dove sono stati aggiunti altri due match. Parliamo dell'ultima, ultimissima opportunità titolata per Velvet in Dream, che grazie a William Regal potrà andare all'assalto per l'ennesima volta al massimo titolo mondiale di NXT, detenuto ormai da un anno e più da Adam Cole. E poi, come vi avevo accennato, Finn Balor affronterà Damian Priest, notizie degli ultimi giorni, insomma c'è tanta carne al fuoco per quanto riguarda il TakeOver. Poi, come di consueto, anche tra un paio di giorni arriverà il video con i pronostici dedicato a questo pay per view, che a mio dire si presenta molto bene, anzi potrebbe esserci anche l'aggiunta di un ulteriore match, arrivando quindi ai famosi sei match, ovvero parlo della Imperium, Bartel e Archner, il nostro connazionale italiano, contro One Lorcan e Danny Burch. Credo che l'annuncio arriverà non molto lontano da questi giorni. Dal vostro Nicola De Lucia è tutto, alla prossima. Io poi pubblicherò più tardi, credo verso la serata, un altro video per concludere i video di quest'oggi.
Buon proseguimento, ci vediamo quanto prima, quando ho la possibilità. Ciao a tutti, ciao, alla prossima, ciao!